Buongiorno a tutti. Originariamente avrei voluto indossare qualcosa di più casto per la nostra Penelope, ma onestamente fa troppo caldo. Ho un ventilatore puntato davanti, imperversa questo caldo terribile che doveva finire 2 settimane fa, una settimana fa, ma ancora prosegue. E quindi vi beccate questo. No, ok, sono riuscita a recuperare qualcosa di vagamente a tema con il libro che devo presentare, quindi. Sì, perché il libro di cui oggi vi voglio parlare è un retelling, lo so, uno dei miei tanti nuovi retelling, ma non l'ultimo perché, come vedete dalla mia libreria, un altro sta già per venire letto. È in TBR, lo devo assolutamente leggere perché sono curiosa. Onestamente la trama mi lascia abbastanza perplessa perché vi giuro, l'ho letta tante volte, però non riesco effettivamente a capire di cosa parli. Ciò che è un retelling dell'Iliade dal punto di vista di un Achille, diciamo, trans, però più di così, cioè io l'ho letta tante volte, non ho capito. Vi dicono che non ho capito. Però guardate questa copertina. Cioè, guardate davvero questa copertina, è bellissima in ogni sua parte. Non ho capito onestamente il cambiamento di traduzione, ma questo ne parlerò comunque nel video relativo. Passiamo invece a quello di cui vi voglio parlare oggi. Perché oggi parliamo sì di un retelling, ma di un'altra parte della nostra mitologia greca, sempre riguardante un po' la guerra di Troia, ma da una prospettiva molto distante da essa. Stiamo parlando infatti del canto di Penelope di Margaret Atwood, famosissima autrice per aver scritto Il racconto dell'ancella. Non ho visto la serie TV, ma il libro onestamente non mi aveva convinto più di tanto, quindi mi ha reso un po' fredda, freddina nei confronti di questa autrice, di cui apprezzo le idee, ma la resa di esse non è pienamente nelle mie corde. E lo stesso vale per questo canto di Penelope che adesso vi vado a narrare. L'idea era interessante perché, ovviamente, se si parla di canto di Penelope, è un'odissea raccontata però dal punto di vista di Penelope, la famosa moglie di Ulisse che ha aspettato per 20 anni il ritorno del marito, assediata dai pretendenti che volevano la sua mano in sposa e ovviamente con essa il suo trono. In questo libro Penelope ci narra della sua storia, quindi ci narra della sua nascita, di quando lei era piccola, che esperienza ha avuto, la sua crescita fino appunto al matrimonio con Ulisse e poi alla lunga attesa. Ce la racconta però da una prospettiva un po' particolare, se vogliamo, ovvero dall'aldilà, effettivamente dal campo di Asfodeli, dove tutte le anime si ritrovano dopo la morte. E qui pian piano le vengono incontro delle figure che lei ha incontrato durante la sua vita e pian piano lei ci racconta effettivamente che cosa è successo. Non è però l'unica protagonista di questo libro, anzi, forse se vogliamo, almeno per quanto mi riguarda, è la meno interessante, perché abbiamo un punto di vista inedito, ovvero quello delle 12 ancelle che sono state uccise da Ulisse e Telemaco alla fine dell'Odissea per aver simpatizzato con i proci. La vita di Penelope, che ci narra l'Atwood, è una vita misera, insignificante, oserei dire. Senza alcun amore o legame profondo tranne quello per Odisseo, il quale però ci appare più come un bugiardo che altro. Lo vediamo molto freddo nei confronti di Penelope, quasi che fosse semplicemente un'altra persona da imbrogliare, da affascinare con le sue parole, più che una confidente, quello che effettivamente ci appariva nell'Odissea, una confidente, qualcuno che può destreggiarsi allo stesso altezza di Odisseo. E qui la mia prima perplessità, perché, ok, vogliamo fare un retelling femminista, forse di una delle persone che comunque, ok, va bene. Da un lato il mito ci racconta di questa donna che per 20 anni resta fedele al marito, e sì, è effettivamente un po', come dire, di una vecchia visione. Però cavolo, Penelope era uno dei personaggi femminili forse più fighi della letteratura. Era colei che riusciva a stare alla pari degli uomini, quanto ad intelligenza, non quanto a forza fisica, ma grazie alla sua capacità di ingannare gli uomini, i vari inganni, insomma, quello della tela. Cioè, era un personaggio comunque di una certa levatura, anche alla fine dell'Odissea, che non cede subito ad Odisseo appena arrivato.
Ma comunque lo invita a sopportare un'ultima prova, cioè rimettendosi comunque in una posizione di vantaggio nei suoi confronti. Non lo so, mi ha sempre dato l'idea di un personaggio femminile estremamente forte, estremamente capace, duttile, alla pari con il suo uomo. E quindi quando all'inizio pensavo in questo canto di Penelope, ho detto, ah, che bello, finalmente conosceremo qualcosa di più riguardo alla sua figura, finalmente un canto che ci parli espressamente di lei, che faccia vedere tutte le cose straordinarie di questa donna che effettivamente nell'Odissea comunque, ok, era importante, ma era più un personaggio secondario. Invece no, perché non era questo l'intento dell'Atwood. La Penelope di questo libro è infatti un personaggio fatto apposta per stimolare l'indignazione. È un personaggio che si è adeguato alle regole, che si è lasciato trascinare dalla corrente, dalla società patriarcale in cui vive e ne è rimasta schiacciata. È un personaggio debole che non ha la forza di imporsi su nessuno, addirittura nemmeno sulla sua serva. Fatti valere, reagisci, sembra quasi urlare l'Atwood al suo personaggio. Anche noi lettori siamo portati ad avere lo stesso atteggiamento. Penelope non è un personaggio che ispira simpatia, se non, ecco, non simpatia, pietà più che altro, ecco, una vaga pietà. È una scelta che, anche se capisco, non ho pienamente apprezzato. Subisce, anzi, forse è il capostipite di tutti questi retelling femministi in cui per esaltare le figure femminili e pompare al massimo sulla loro sofferenza, tutti gli altri si trasformano in dei mostri, dalla Erte a Elena, da Odisseo a Telemaco. Non c'è un solo personaggio che si salvi. Non solo Penelope è debole nei confronti degli uomini, più forti sia fisicamente che socialmente, ma anche delle donne stesse. Non riesce a imporsi nemmeno su Euryclea, la sua serva. Nonostante lei sia regina, ho capito, lei è venuta da un altro posto, è nuova, ma è una regina. Santo cielo! Penelope lascia che lei faccia quello che vuole. Perfino suo figlio, che in questa versione avrebbe meritato notevoli schiaffi, viene lasciato andare nelle mani di qualcun altro, come se è così, ma perché lei non ha saputo imporsi. Fosse cresciuto solo con l'influenza di Penelope, sarebbe stato un bravo guaglione, ma in realtà è cresciuto con altri. Figliola, ma l'ha lasciato tu crescere con altri perché non ti sei imposta. Volevi qualcosa per tuo figlio, allora dovevi importi e fare in modo che avesse altro. Penelope è dipinta quindi come una donna brava, amorevole, rispettosa delle regole e intelligente. Sebbene ciò venga detto quasi per scherzo, e ha ragione, perché in nessun punto di questo libro Penelope è un personaggio intelligente, l'unica sua forma di intelligenza, se vogliamo capire che cosa sta succedendo. Però dico io, è talmente evidente che lei sembra solo stupida. Anche Ulisse ci appare in questa veste poco lusinghiera, è un bravo affabulatore, però non è espressamente un eroe, anzi, lui manipola le persone e soprattutto Penelope, che quando la conosce è una ragazzina impressionabile che in quella prima notte in cui lui usa violenza, appare per lei come un eroe. Tra l'altro, per ridicolizzare gli uomini si arriva all'uso di espressioni per me davvero fuori luogo. Per esempio, quando Penelope riconosce Odisseo nonostante il suo travestimento, lei non lo fa notare. Perché? Citazione: è sempre imprudente mettersi tra un uomo e la dimostrazione delle sue capacità. Ma perché? Se è una donna, lei non si arrabbia e si offende? Non ha diritto di essere anche lei orgogliosa per le sue capacità? Assurdo, secondo me. Mi sembra più sessista questo. Perché per affermare il valore di una donna la controparte deve essere vile o ridicola? È davvero questo l'unico modo per cui una donna possa contare? È per questo che mi arrabbio un po' quando vedo queste rappresentazioni che si dicono femministe. Il vero cuore comunque del romanzo e la parte secondo me più interessante è quella finale, perché a colpirmi non è stato tanto il personaggio di Penelope troppo vittimistico, ma il coro delle 12 ancelle uccise da Odisseo, che spesso chi legge l'Iliade o comunque chi la racconta non cita perché ci rovina un po' il personaggio di Odisseo, dell'eroe. Ecco, l'Atwood prende invece di petto l'argomento e in scena un processo tenuto ai giorni nostri che le 12 ancelle mettono in piedi
contro Odisseo. E questo secondo me vale molto di più di tutto quello che c'è stato prima. È una parte finale minuscola in confronto al resto, però questo è il vero cuore del romanzo. Tuttavia, le fanciulle non riescono a trovare giustizia né nel mondo del passato né in questo nuovo mondo moderno, perché la dea Atena difende Ulisse dalle furie. Nel mondo moderno il giudice ci regala una perla incredibile, ve la leggo. Non voglio essere colpevole di anacronismo, dunque il caso è chiuso. Che fantastica chiusa metanarrativa. Però forse una forma di giustizia c'è, non vi anticipo niente, ma stanno le 12 ancelle stesse a rivendicare la loro giustizia. Riguardo a queste ancelle, anche se come vi ho appena detto per me è la parte più riuscita del romanzo, c'è una cosa che non mi ha convinto. In questa versione le ancelle sono degli angeli e Odisseo il mostro che le fa uccidere. Invece loro non erano colpevoli, lavoravano per Penelope. Penelope le ha addestrate, ha voluto loro bene, le ha anzi invitate a cercare di andare dai proci, a cercare di scarpire i loro segreti per potersi tenere pronta. Ovviamente lei non voleva che loro venissero, che fosse usata loro violenza da questi uomini, però in quelle frangenti comunque sarebbe avvenuto lo stesso, anche perché ci ricorda il processo che in realtà loro non vengono uccise da Odisseo nell'originale, perché sono andate con loro, ma perché sono andate senza permesso, perché era una prassi consolidata all'epoca, le ancelle venivano offerte dal padrone di casa agli ospiti. Ora, perché aggiungere questo dettaglio di complicità? C'era bisogno, mi chiedo, di allontanarsi così tanto dalla storia originale? Insomma, se fossero state semplici ragazze, schiave, costrette da quegli uomini a servirli, a giacere con loro, questo le avrebbe rese indegne? Che possibilità avevano? Che scelta avevano? Sembra di no. Sembra che bisogna essere pure al 100% per essere nel giusto. E questo mi porta alla mia riflessione su un altro personaggio, Elena, cugina di Penelope, che in questo romanzo viene totalmente blastata, oltraggiata in ogni maniera possibile. Sebbene sia antipatica fino all'eccesso, la solita oca gallina bellissima che vuole essere sempre al centro dell'attenzione, l'autrice la dipinge come un mostro e Penelope è sempre gelosa di lei. E perché viene dipinta come un mostro? Perché è libera dalle costrizioni. Cioè, Elena è il personaggio, se vogliamo, femminista per eccellenza, colei che rifiuta di essere incasellata dal sistema patriarcale, che lo infrange e fa quello che vuole. E lei, in questa versione, è un mostro perché non rispetta le regole, perché non è rimasta passiva. Perché non era la brava bambina, la brava moglie, la brava donna. Tutto questo mi ha dato un po' il sapore dello slut-shaming, onestamente. E per un romanzo che si definisce femminista, trattare in questo modo Elena e cercare di mostrarci invece come personaggio positivo che si oppone a lei, Penelope, lasciamo un po', come dire, l'amaro in bocca. E il fatto che l'autrice sia dalla parte di Penelope, a parte il fatto che le dedica un intero libro, si capisce da una serie di considerazioni che fa. Per esempio, ci dice: quale mago, trafficando tra le arti occulte e rischiando l'anima, farebbe riapparire una donna brutta ma intelligente, brava tessitrice e rispettosa dei propri doveri, invece di una donna che ha fatto impazzire di libidine decine di uomini ed è stata la causa dell'incendio di una grande città? Tralasciando il fatto che Penelope non è intelligente, perché mi dispiace, non lo è, un concetto giusto, comprensibile onestamente perfino Achille quando gli viene data la fatidica scelta: vuoi una vita lunga, felice, ma tranquilla e insignificante, oppure vuoi una vita gloriosa e indimenticabile, anche se breve? È una questione anche di scelte nella vita e Penelope e Elena sembrano proprio le due scelte date ad Achille e non c'è niente di male in nessuna delle due scelte, però sono comunque scelte diverse che si fanno. Adesso uno non è che può recriminare quella che ha scelto l'altra via, quella che tu non hai intrapreso. Non lo so, questo continuo blastare Elena non mi è piaciuto per niente. E non vedo cosa ci sia di femminista nel voler
distruggere questa figura a favore di una figura come Penelope. Insomma, sicuramente un retelling che di base non mi ha convinto, non mi è piaciuto, ma sicuramente interessante, che butta fuori, che stimola delle considerazioni, stimola la riflessione sul mito, sul rivalutare anche pratiche che venivano date per assolute e giuste con la mentalità di adesso. Il processo alle 12 ancelle, secondo me, è qualcosa di magistrale ed è quello il punto del romanzo. Quasi mi verrebbe da dire che doveva essere quello tutto il romanzo. Mi dà l'idea che proprio quello sia il punto di partenza, la scintilla iniziale che ha dato via il tutto. Per me è un romanzo con molti spunti di riflessione, però anche con grandi pecche. Sicuramente un romanzo però interessante da leggere e da confrontare con l'originale e anche con gli altri retelling. Quindi può sembrare assurdo, però consiglio questa lettura lo stesso. Bene, questo è tutto, fatemi sapere se l'avete letto, fatemi sapere se sono solo io ad aver intravisto queste problematiche all'interno di questo libro. Aspetto i vostri commenti con gioia e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!